Il fondatore della corrente artistica contemporanea del neospazialismo, Pier Domenico Magri, ritorna in Sicilia con una mostra tanto attesa presso i locali del raffinato ristorante La Scala di Agrigento dello chef Vincenzo Santalucia. Una manifestazione promossa dall'Accademia di Belle Arti Michelangelo, diretta dal professor Alfredo Prado, che ha visto la presentazione del noto critico d'arte internazionale Lucio Mula. Il maestro Pier Domenico Magri è il fondatore di una corrente contemporanea, quindi è già una persona a livelli stratosferici, fondatore del neospazialismo cosmico. Il professore Magri ha una lunga carriera alle spalle e che si può sintetizzare in tre momenti, così come li ho definiti io anche nei cataloghi che ho firmato assieme a Sgarbi ed altri critici. Il primo momento è il momento del guerriero della luce. Abbiate presente il caos. Nel caos c'è il Domenico Magri che vuole impossessarsi di questo caos, di questa energia, di luce, di colori e di quant'altro per sottrarlo alle forze del male. Per cui i suoi quadri sono ricolmi di oggetti e di strumenti atti all'offesa, atti alla guerra, scudi, frecce, archi, cascate di fuoco e altre cose. Conquistato questo caos, il maestro Magri diventa il signore della luce, colui che ha vinto la battaglia da guerriero, e va lì a contemplare quello che oramai è diventato il suo regno, ed è un momento di stanchezza ma anche di appagamento, come il momento in cui Dio, dopo aver creato il mondo, finalmente si riposò e fu felice di quello che aveva creato. In questo secondo momento si attenuano gli strumenti di belligeranza, ovviamente non ci sono più le frecce, non ci sono più gli archi, ma restano gli scudi a protezione di questo caos che è diventato Eden. Il terzo momento invece è un momento che nasce da una cogitazione del maestro Magri su un concetto espresso dal grande pittore, alchimista possiamo dire, misterioso Lorenzo Lotto, il nessun dove. Sì, Magri è un grandissimo amico mio e mi fa piacere riaverlo di nuovo stasera e per tutto il mese di maggio qui ad Agrigento, alla Scala. È uno dei maggiori artisti viventi italiani. Le sue opere sono bellissime, vedete qua in questo ristorante con questo sfondo colore seppia come spiccano, come stanno bene queste opere. È un maestro. Il sodalizio con l'Accademia è nato da tempo. Qualche critico investe del titolo di maestro anche gli imbianchini, ma in questo caso si tratta di un vero maestro. L'Accademia fa tantissime attività e domenica prossima avremo un'estemporanea di pittura al Via della Vittoria tra ragazzi dell'Accademia di Agrigento con ragazzi dell'Accademia di Mosca, quindi c'è questo gemellaggio. Il titolo di questa estemporanea è La primavera nella Valle dei Templi. Magri, attivo nell'arte pittorica da più di 30 anni, ha un fil rouge che lo lega alla terra sicula, in particolare all'Accademia di Belle Arti Michelangelo, sempre presente nel territorio per iniziative culturali rilevanti a livello nazionale ed internazionale. Il primo contatto in Sicilia avviene nel 2007 in occasione dell'Agrigento Music Fest, che darà vita ad un'interessante mostra. Nel 2009 un'altra grande mostra, grazie al professore Prado, presso l'Istituto d'Arte Regionale di Enna, e in quell'occasione il conferimento della laurea honoris causa in arti visive e discipline dello spettacolo. L'anno precedente l'arte di Magri era stato oggetto di una tesi di laurea dal titolo Il Signore della Luce a cura della dottoressa Serena Ciotta. Nel 2014 lo stesso titolo sarà dato ad una personale presso la Galleria Officina delle Arti di Via Celauro. Il caos è l'origine della pittura di Pier Domenico Magri, un'arte che percorre l'anima, la pittura che proietta nuove dimensioni nell'essere, sospese tra presente, passato e futuro, con le sue cromie altamente illuminanti ed esplosive. L'artista prossimamente sarà anche protagonista alla Triennale di Roma. La mostra sarà visitabile fino al 31 maggio 2016 nella location del ristorante La Scala, sito in via Atenea.